Allora, per quali aspetti sono entrata più in risonanza? Beh, in primis che ci troviamo di fronte a un mezzo artistico e creativo, quindi correlato allo sviluppo dell'intelligenza emotiva, perché esprimersi attraverso la creatività vuol dire esprimersi attraverso le emozioni. Poi, per secondo, che è un approccio esperienziale, quindi si parte dall'esperienza, dal fare, mediato dalla creatività per arrivare alla conoscenza delle emozioni che si provino attraverso attività che partono dal sé, dalla conoscenza del sé e dalla conoscenza del proprio corpo. E infatti ci troviamo di fronte a un approccio di autoformazione, dove si svolgono attività per la conoscenza di se stesso, per iniziare un dialogo con noi stessi e poi pian piano per arrivare a relazionarci con gli altri, proprio per permettere di sviluppare le due intelligenze, quella interpersonale e intrapersonale, che sono strettamente correlate. Quindi si parte appunto prima dall'accettazione del sé, del proprio corpo, e solo quando saremo pronti a comprendere cosa noi raccontiamo col nostro corpo, allora saremo pronti a empatizzare e a relazionarci con gli altri. Quindi, come si vede in questo percorso del metodo di partenza dal sé per poi arrivare a relazionarsi con l'altro, arriveremo al poter fare un'attività di gruppo tutti insieme, quale sarà la scrittura di una storia tutti insieme, che prima invece avviene solo in maniera solitaria. E quindi attraverso questo metodo affrontiamo dinamiche di gruppo, cioè impariamo a lavorare in gruppo senza rendercene, diciamo, conto. Ultimo aspetto che vorrei sottolineare è il fatto che alcune attività di questo metodo utilizzano il sogno, il desiderio, che grazie a questo escamotage possiamo ritrovare la felicità nel sogno, nel desiderio che magari in quel momento non lo si ritrova nella realtà concreta. E diciamo, realizzando ciò, i nostri desideri nel sogno, possiamo magari trovare delle nuove soluzioni da portare nella realtà concreta. E poi vi è anche l'uso della metafora, che è un escamotage che si usa nelle storie nel raccontarsi di sé, perché metaforicamente è più semplice parlare di se stessi. Per quali contesti lo applicheresti? Io ho pensato all'adolescente, perché l'adolescente è un momento instabile della sua vita, dove ha bisogno di attività che lo conducano verso una giusta un giusto sviluppo dell'intelligenza emotiva, qual è il metodo autobiografico, e poi perché in un momento di crescita in cui magari ha una bassa autostima e una bassa accettazione di se stessi, e invece questo metodo lavora proprio su questo, in primis sull'accettazione di sé. Infatti ho pensato oltre all'adolescente in generale, in particolar modo a un adolescente che soffre di un disturbo dell'alimentazione, dove vi è difficile l'accettazione di se stessi, anzi quasi proprio del proprio corpo. Ed è per questo importante che con questo metodo si parte proprio dall'imparare a accettare e a percepire il proprio corpo. E inoltre vi è sempre la dinamica relazionale, cioè il sapersi mettere in azione con l'altro, imparare a empatizzare, che è molto importante nella fase adolescenziale, perché si sa che il ruolo, diciamo, genitoriale è messo da parte, le uniche autorità che si ascoltano in quel periodo sono quelle del gruppo di amici. Se si isola anche da quelli, diviene un grosso problema. Quindi, come prevenzione anche all'isolamento adolescenziale. Altre figure mi è venuto in mente di applicarlo in un contesto di volontari, volontari che magari sono partiti da poco in questo percorso di affiancamento, di aiuto, o volontari che lo fanno da tempo, però mi sono immaginato un gruppo di volontari che hanno perso il perché, diciamo, di fare questo percorso, come dire, l'identità comune. E proprio perché questo metodo ci fornisce una modalità di in primis ascoltare noi stessi, però appunto di imparare a lavorare in gruppo, e spesso i volontari sono un gruppo che lavorano insieme, sono un'unica mano, credo che sia idoneo per questo genere di persone, e anche perché si lavora sempre sull'intelligenza,
emotiva e quindi sull'empatia, da rivestire sempre nei contesti in quali ad Alando andranno a dare il loro aiuto.